Il giro del mondo in 60 minuti. Conduce Jacopo Luzzi. Buonasera e benvenuti con questa nuova puntata del Giro del Mondo in 60 minuti. Siamo arrivati al 33esimo episodio, se non sbaglio, un po' come gli anni del nostro Gesù Cristo, quindi ormai siamo veramente arrivati alla maturità, sperando che non ci sia qualche Giuda che ci tradisca. Al di là della mera ed economica ironia, possiamo incominciare questa puntata di oggi. Siamo veramente nel mezzo di tante problematiche, tanti argomenti interessanti, a partire da questa guerra fredda che sembra essere scoppiata fra la Russia e l'Inghilterra, poi Trump che ogni giorno perde un membro o licenzia un membro della Casa Bianca e poi firma tariffe che veramente scateneranno una guerra commerciale con il mondo, e tante altre notizie che, di cui parleremo, che analizzeremo e commenteremo. Quindi io mando un po' di musica, poi ci riascoltiamo qui in questa rubrica di affari esteri, politica, curiosità provenienti da tutto il mondo, sempre qui con il vostro Jacopo Luzzi. A fra poco! Bentornati qui con il Giro del Mondo in 60 minuti. Senza perdere tanto tempo, iniziamo a parlare di questa situazione di caos internazionale che sembra molto ricordare la Guerra Fredda. Infatti, l'Inghilterra e il Regno Unito ha tagliato le proprie relazioni internazionali con la Russia. Noi ne avevamo già parlato anche la settimana scorsa di questo avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal a Salisbury, una città nella contea del Wiltshire, che era stato avvelenato insieme a sua figlia. Beh, l'ex spia russa è deceduta insieme alla figlia e
Il Regno Unito fin da subito aveva colpevolizzato di questo attacco la Russia. Russia che immediatamente invece si era discolpata dicendo: noi non c'entriamo niente, anzi se volete il nostro aiuto siamo i primi a darvelo. Però la tensione tra Mosca e Londra è altissima, infatti oggi è stato comunicato, se non erro, no, scusate, è avanti ieri, è stata comunicata la volontà del Regno Unito di espellere 23 diplomatici russi in virtù di quello che è successo all'ex spia e dell'attacco con questo agente Nervino, che sembra non esserci dubbi sia di matrice russa, infatti russa. Questo gas, questo agente chimico, è chiamato il Novichok. Un Novichok è questo gas tremendamente sofisticato, molto più potente, quasi 7 volte più del gas Nervino, che è un marchio di fabbrica della Russia. Infatti era stato prodotto negli anni 70 e 80 durante la guerra fredda proprio dall'Unione Sovietica, quindi è un'arma chimica russa, e quindi le ipotesi sono due. Infatti la Theresa May ha detto: o è stato un attacco voluto dalla Russia, oppure la Russia ha perso il controllo dei propri arsenali chimici. Quindi entrambe le ipotesi sono terrorizzanti. Quindi chiusi i rapporti diplomatici. Ovviamente la risposta della Russia, secondo la prospettiva e il punto di vista del presidente Vladimir Putin, è che la Russia sia sotto costante minaccia da parte dei nemici, sia dentro che fuori dai suoi confini, e quindi ci sia anche una sorta di caccia contro la Russia, tutti contro la Russia. Lo stesso ministro Sergei della Medvedev ha dichiarato che queste accuse sono totalmente prive di senso per quanto riguarda che ci sia la Russia dietro questo avvelenamento. Quali sono i motivi? Quali sono le spiegazioni? È vero che questa ex spia era protetta, ma perché ucciderla, soprattutto in maniera così evidente da sembrare veramente un attacco voluto proprio dal Cremlino? E mentre ricordiamo che questa domenica ci saranno le elezioni presidenziali in Russia, sembra, secondo gli esperti, che questo sia una volontà di dimostrare che la Russia non solo ha la capacità, ma che agisce. Quindi è una prova di forza, è l'ennesima e estremamente concreta, non soltanto nel panorama del Medio Oriente con la guerra in Siria, bensì rispetto anche a altre superpotenze come l'Inghilterra. Infatti ora si suppone che da questo livello si possa passare anche una cyberguerra con l'Inghilterra. L'Inghilterra comunque sia pronta e ha più o meno la stessa tecnologia cibernetica della Russia, ma la verità è che non possiamo capire dove andrà a parare questa cosa. Innanzitutto questa persona è morta, il gas sembra essere russo, la Inghilterra ha risposto cacciando e espellendo questi diplomatici, ma non è finita qui, perché per esempio, visto le relazioni complicate fra i due paesi, molto probabile che la trasmissione di Russia Today, questa televisione è russa, del governo russo, a Londra potrebbero essere sospese e Putin di conseguenza impedirebbe la trasmissione delle notizie della BBC Russia, quindi una sorta di legge del taglione, dente per dente, mano per mano. Quindi situazione tesa, ma se vogliamo analizzare cosa sta succedendo, l'ennesima prova questa è della Russia, che non solo ha il potere ma è anche disposta ad utilizzarlo senza alcun preavviso e senza alcuna remora. Quindi una Russia più forte oggi come mai prima e in grado di farsi rispettare, per quanto poi la Russia giochi la carta del no, noi siamo delle povere vittime, tutti ci accusano, noi non c'entriamo niente, una campagna per screditarci e quant'altro. La verità è che mai come oggi siamo arrivati a livelli di tensione che sono paragonabili a quelli della guerra fredda, ovviamente in maniera diversa, perché mentre prima veramente c'erano arsenali nucleari, c'era comunque sia un potere forte, ora qui una guerra più
subdola, più fatta di gesti e manifestazioni, però è un dato di fatto che le relazioni internazionali fra i due paesi sono state interrotte, tanto che oggi la May, Theresa May, ha convocato una riunione d'urgenza presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Proprio oggi si è tenuta a mercoledì, non oggi, mi confondo coi giorni, proprio per parlare di questa situazione, perché un'uccisione così violerebbe tutti quanti i trattati, tutti quanti quelli che sono i trattati di diplomazia internazionale. Restiamo collegati su queste frequenze per continuare a seguire questa notizia. Ora mandiamo un po' di musica e poi parliamo di Trump, che sta facendo un po' il diavolo a quattro. A fra poco. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange e non la smette più. E per 3 giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento. Allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura, dico... Arrivo primo come sempre, allora sono attaccante. Scatto, triplo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore. Non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Ma guardate la iella, proprio a me doveva capitare. 4 giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto? Uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta. Che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio. Stare in 3 seduti in mezzo metro di spazio e come me gli altri 200 tutti intenti a pregare. Ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ah, ma se soltanto sposto anche di 1 centimetro il piede, questo davanti si sveglia e inizia a dire che ha sete. Io pure ho sete, fame, sonno e mi fa male la schiena. Ma non c'è mica bisogno di fare tutta sta scena. Che poi c'è questo di fianco che ha chiuso gli occhi e non li apre più. È da 3 giorni che dorme, che pare non respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco. 3 giorni fa ne hanno buttati 20 in mare. Mamma dice che volevano nuotare. Io li sentivo gridare e non sembravano allegri. Ma almeno adesso ho un po' di spazio qui per i piedi. È il 6° giorno e adesso dorme pure mamma. Un tipo magro qualche fila più in là grida che vede la Madonna. E questa barca adesso puzza di benzina, di morte. Mamma ha detto di non farci caso, di essere forte, di fare il bravo bambino e star seduto qua. Che mamma adesso s'addormenta e raggiunge papà. Però piangeva e si sforzava di sorridere. Forse era proprio tanto stanca pure lei. E c'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Si è fatta notte, ho freddo, in cielo non c'è neanche la luna. La gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde. Allora onde evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca e inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche nuotare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Bentornati qui con il Giro del Mondo in 60 minuti. Dopo aver parlato del clima da guerra fredda fra Russia e Inghilterra, Regno Unito,
voliamo negli Stati Uniti, dove su due fronti sta succedendo un po' di tutto. E indovinate un po' chi è l'artefice o a causa di tutto ciò, a seconda dei punti di vista. Lo sapete già, è Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Innanzitutto partiamo dalla questione dei dazi, delle tariffe imposte sull'acciaio e sull'alluminio che viene importato negli Stati Uniti. Infatti si parla del 25% di dazi che Donald Trump ha imposto per l'acciaio e 10% per l'alluminio. La reazione internazionale di fronte a questa imposizione, questa decisione, è stata sicuramente ferma, con Macron che ha chiamato Trump dicendogli che se avesse continuato su questa linea ci sarebbero state delle ripercussioni. Infatti l'Unione Europea subito ha detto che in virtù di questi dazi, se non verranno rimossi e tolti quanto prima, potrebbe portare a dei dazi per i prodotti americani come le Harley Davidson o il Bourbon. È vero che la borsa ha risposto in maniera positiva a questi dazi, visto che ormai la borsa veramente non si basa più sulle decisioni politiche dei vari paesi, e allo stesso tempo ci sono diverse ipotesi sul perché Trump abbia utilizzato questi dazi. Innanzitutto lui ha detto che poi questi dazi sono negoziabili da paese a paese, e per esempio il Canada e il Messico saranno esentati, ma perché sotto sotto c'è questa voglia di creare un nuovo accordo NAFTA fra questi tre paesi e utilizzare questi dazi Trump come sorta di punto di forza per convincere i suoi stati vicini a accettare delle condizioni che magari sono più favorevoli a Trump, e allo stesso tempo con l'Unione Europea, perché ricordiamoci tutti, per esempio, questa è un'ipotesi, non è che Trump l'abbia dichiarato, però che visto che l'Europa si sta cercando di armare per creare un esercito europeo, questi dazi, che sicuramente sono un tackle su veramente le carlette a tutto quello che è l'economia e il libero scambio nel mondo, quello che è il liberalismo, visto che poi Trump è il primo che non ci crede, anzi è stato uno dei primi a dire che il protezionismo è cosa buona e giusta, questo potrebbe comunque sia portare allora a una guerra commerciale e a un impatto economico, visto che poi sarebbe comunque sia un botta e risposta, perché Trump, poi l'Unione Europea, se mi mettete le imposte sul Bourbon e le Harley, io le metto sulle macchine europee, che è un mercato di roba, una roba come 3,6 miliardi, quindi immaginate quello che c'è dietro. Allo stesso tempo Trump vuole anche mandare un messaggio ai suoi elettori, infatti a novembre ci saranno le elezioni per la Camera e il Senato. In questo momento negli Stati Uniti diciamo che le cose vanno bene, il tasso di disoccupazione è bassissimo, c'è l'economia in crescita, eccetera eccetera, quindi sfruttare questo e vedere, guardate con le mie decisioni, guardate come sta andando bene gli Stati Uniti, potrebbe portare ai suoi elettori a riconfermare Trump e il suo Senato e i suoi congressisti. Quindi ci sono tante ipotesi dietro questo, ma allo stesso tempo non è l'unica cosa quella dei dazi, che poi vedremo come andrà a finire. Non so se avete capito, se avete sentito che martedì Trump ha licenziato il suo segretario di Stato Rex Tillerson, che non è proprio una posizione qualsiasi, perché il segretario di Stato è probabilmente la figura più importante dopo il presidente e il vicepresidente, e Trump, poi tra l'altro buffo come è stata annunciata la cosa attraverso Twitter, tanto che si vocifera che Tillerson neanche sapesse di questo imminente licenziamento e che lo abbia scoperto proprio da Twitter. Trump ha detto che Tillerson era un'ottima persona, ma c'erano tanti punti di vista differenti fra i due per quanto riguarda per esempio l'accordo climatico su Parigi o l'accordo nucleare, che Tillerson per esempio difendeva, mentre Trump diceva che andava rimosso, visto che l'Iran è visto da Trump come uno stato terrorista che finanzia i terroristi. Ma anche per quanto riguarda la Corea del Nord, Trump ha detto, visto che ora
Trump ha deciso che si incontrerà con Kim Jong-un a maggio, molto probabilmente, questo è un evento molto importante, rifare un po' tutto il cabinet di Trump proprio per presentarsi in maniera pronta a quello che sarà questo incontro, e che è stato nominato a posto suo il capo della CIA, l'attuale capo della CIA, che è Mike Pompeo, che ha delle visioni molto più simili a quelle di Trump, sia per quanto riguarda l'Iran, sia per quanto riguarda la Russia, anche se sulla Russia Pompeo aveva detto che sì, era possibile che la Russia avesse influenzato le elezioni, mentre Trump pensa il contrario. Però per quanto riguarda la Corea del Nord, l'ambiente, per esempio per Pompeo, tanto per quanto Trump, non ci sono correlazioni fra il riscaldamento climatico e appunto il cambiamento climatico e le emissioni dei gas serra, quindi per farvi capire. Quindi Trump ha semplicemente rimosso una persona che gli andava contro, qua, mentre per esempio lui già ha altre persone come Master o Kelly che all'interno della Casa Bianca fanno la voce grande con Trump. Togliere questa persona per mettere una persona più a suo favore, in modo da equilibrare i poteri all'interno della Casa Bianca, perché ricordiamo che comunque sia, non è che Trump possa fare il bello e il cattivo tempo. E dalle dimissioni di Tillerson sono solo le ultime, perché sembra veramente che la Casa Bianca se ne stia andando via tutti, o vengono accusati per dei crimini. Mi ricordo c'era un assistente di Trump che probabilmente è stato cacciato via veramente a calci nel sedere, perché accusato di crimini economici. E con Tillerson se n'è andato via anche Cohen, che ha dato le sue dimissioni proprio dopo che Trump ha firmato l'imposizione delle tariffe, proprio perché Cohen, questo advisor economico, è un grande fautore credente del liberalismo, ha totalmente rinnegato Trump e la sua visione del mondo commerciale. Quindi abbiamo da una parte l'economia, che con questi dazi chissà come va a cambiare, dall'altra politica, con Trump che ha cacciato Tillerson, chissà cosa andrà a fare ora per quello che riguarda l'Iran, la Corea del Nord, i rapporti con Putin. Sicuramente un cambio di potere che porterà vantaggio a Trump, poco, quasi sicuramente molto meno agli americani. Mandiamo un po' di musica e poi ci risentiamo qui per parlare di Germania. A fra poco.
Bentornati qui con il Giro del Mondo in 60 minuti. Siamo sempre qui per parlare di geopolitica e affari esteri, ma dobbiamo anche parlare di Europa. Abbiamo parlato di Stati Uniti, Russia, Regno Unito e ora parliamo di Germania. Infatti ieri ufficialmente è iniziato il quarto mandato di Angela Merkel alla guida della Germania. Infatti sono stati sei mesi i mesi che ci sono voluti per trovare una cavala alla questione del governo tedesco, quindi questo da un'altra parte ci fa presagire quanto sarà difficile ora in Italia, se i tedeschi, che in genere sono molto rapidi, ci hanno messo sei mesi, chissà da noi quanti ce ne vorranno. E si è riproposta, di là delle varie critiche, proteste, ipotesi, la grande alleanza fra il CDU, a cui appartiene la cancelliere, la forza di centrosinistra, e SPD del dimissionario Martin Schulz. Insomma, tutto è cambiato per rimanere uguale, perché era la stessa composizione di governo prima delle elezioni, con Martin Schulz che invece vuole andare all'opposizione, invece si è ritrovato a fare il governo insieme alla Merkel. E le prospettive di questo governo sono molto diverse rispetto a quelle dei tre prima proprio di Angela Merkel, e ci sono molte sfide che dovrà affrontare l'assoluta protagonista della politica tedesca negli ultimi 12 anni, perché se non è Angela Merkel veramente la figura politica più carismatica dopo Otto von Bismarck, io non so chi sia. E in primis dovrà far fronte all'astio crescente degli Stati Uniti, e qui torniamo a parlare dei dazi imposti dal presidente Trump, oltre a cercare di aumentare il consenso interno, perché se la Merkel non ha vinto è perché non ha saputo mantenere le promesse, non ha soddisfatto i suoi elettori. E questi dazi, che come detto sono anti-Germania, anti-Europa e anti-l'economia fortemente fatta di export voluta dalla Merkel, scusate. Quindi un'altra questione molto spinosa sono le dinamiche interne all'Unione Europea. Infatti c'è da una parte Emmanuel Macron, il presidente francese, e il suo marcato riformismo, che vorrebbe un mercato europeo comune e un ministro delle finanze ad hoc che gestisca proprio questo mercato, cosa che non va proprio incontro con il ruolo da leader che ha avuto la Germania. Insomma, quindi questa Francia che si sta fermando, che ha approfittato anche dei tentennamenti della Germania per emergersi a capo, a figura leader trainante di tutta l'Unione Europea. Quindi la Merkel e il suo governo ora cercherà di riprendersi quello che ha perso e dato ai francesi. E parliamo anche di politica interna, perché nel 2017 la decisione è della Merkel di aprire le frontiere, la decisione era del 2015-16, di aprire le frontiere ai migranti, optando appunto per una politica più europeista, ha punito di fatto la Merkel. Infatti nel 2017 molte persone hanno preferito partiti di estrema destra come l'alternativa per la Germania, che è questo partito filo nazista che è ritornato nel Reichstag dopo quasi più di 50 anni. C'è stata una retromarcia effettuata dalla cancelliera, però diciamo che non è andata bene, perché sì, si è dovuta fare retromarcia, si è andati incontro all'SPD e il partito di centrosinistra con a capo Martin Schulz, per appunto cercare di formare questa alleanza. L'ex partito di Schulz ora può giocare su due fronti, sia sul piano economico, promuovendo maggiori tutele sociali, che infatti gli è stato dato il Ministero dell'Economia, e su quelle dell'inclusione con politiche migratorie più elastiche. Quindi, nonostante l'ennesima riconferma, Merkel non ha iniziato con una posizione di netto vantaggio il suo quarto, e molto probabilmente non ultimo, mandato. Quindi staremo a vedere, sperando
per chi vuole che la Germania torni a guidare l'Unione Europea, o per chi invece ha sempre preferito che i tedeschi se ne stessero a casa loro e non parlassero anche per il resto dell'Unione Europea, magari potremmo assistere a un cambio di poteri all'interno dell'Unione Europea. Staremo a vedere. Un po' di musica e poi torniamo sempre qui con il Giro del Mondo con la miscellanea. A fra poco. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti. Voglio di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia in utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso, non dirmi che è vietato. Sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente. Potrei, potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia perché ho perso i milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marti in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto, il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Col ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica chi ce l'ha fatta? Eppure questo camion entra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, carta straccia. Non voglio figli e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente. Bentornati qui con il Giro del Mondo in 60 minuti, siamo arrivati alla solita miscellanea dove facciamo una rapida panoramica di quattro notizie importanti che vanno raccontate e approfondite. Innanzitutto partiamo dalla Siria, dove la Russia ha accusato i ribelli di usare armi chimiche. Infatti, secondo il ministro Lavrov, e questa è un'accusa molto importante, i ribelli starebbero progettando delle provocazioni con l'uso di armi chimiche che possano portare a un pretesto per la coalizione internazionale capeggiata dagli Stati Uniti per intervenire contro le forze di Damasco, quindi contro Damasco e contro il governo di Bashar al-Assad, che come sappiamo è sostenuto dall'Iran e dalla Russia. È un'accusa pesante perché mentre assistiamo all'assedio di Ghouta orientale, che è controllata dai ribelli siriani, dove veramente ormai c'è una crisi umanitaria
senza precedenti. E Afrin invece, questo cantone curdo nel nord, vediamo praticamente il governo turco, le sue forze militari che hanno assediato la città e sono pronti a colpire. Dall'altra parte vediamo un personaggio come il ministro Lavrov che veramente sembra svelare questi piani che magari sono sostenuti dai governi come quelli degli Stati Uniti per far cadere il governo di Bashar al-Assad, perché se i ribelli entrassero in possesso di armi chimiche da usare per fingere che siano state usate dal governo, è qualcosa che non è che possono procurarsi da soli, quindi qualcosa che verrebbe dato a loro dalle forze internazionali. Quindi dietro logismi o no, sicuramente un'accusa importante fatta ieri proprio da Sergei Lavrov, e staremo a vedere se ciò accadrà o meno. La mia speranza, ovviamente, vista la situazione siriana, è che ciò non accada. Intanto in Francia, la Francia vuole fare causa Apple e Google per pratiche commerciali scorrette. E questa è una grossa notizia. Faranno i dazi di Trump oppure no? Chissà, ma sicuro che il ministro dell'economia e delle finanze francese, Le Maire, ha denunciato il comportamento scorretto di queste multinazionali statunitensi, che non sono proprio due stinchi di santo, Apple e Google. Infatti pagare tasse, debiti, non è una novità questo, però c'è la volontà di farla pagare contro questi abusi dei colossi nel settore per tutelare l'industria digitale francese. Le start-up, per esempio, visto che sembrerebbe che Google e Apple stiano portando avanti delle pratiche commerciali sleali forti delle loro posizioni di predominio in quello che è il mercato digitale. E appunto, roba inaccettabile, staremo a vedere. Anche Macron ha espresso questa volontà. Bisogna vedere come verranno punite queste multinazionali. Intanto in Colombia ci sono state le elezioni domenica e hanno vinto i conservatori. Al di là della questione politica, quello che è veramente importante è che il partito dell'ex presidente Uribe è contrario all'accordo di pace con le FARC, e ottenendo la maggioranza chissà cosa potrebbe succedere a questo accordo di pace. Ricordiamo che la FARC sono i ribelli che per più di 50 anni si sono scontrati con il governo, e dopo 50 anni si è trovato questo accordo di pace che permetteva anche alla stessa FARC di tramutarsi in un partito politico, e anche se le elezioni hanno preso 4 voti saranno comunque presenti all'interno del governo. E questo voto che vede questo partito che non vuole l'accordo di pace, che critica le FARC, sembra dimostrare come la popolazione sia ancora divisa sul tema. Infatti ricordiamo che in 50 anni di attività le FARC hanno causato una roba come 250.000 morti, e mentre molti pensano che l'accordo sia stato qualcosa di giusto, per altri non doveva andare così, bisognava fargliela pagare e far rispondere questi ribelli delle loro azioni. Invece ora sembra che, come se niente fosse successo, tutto d'amore e d'accordo. Questa vittoria chissà se potrebbe portare a una nuova ritrattazione dell'accordo, magari un suo annullamento, che potrebbe magari riportare in vita la guerra civile nel paese. In conclusione ricordiamo che è tornato l'ambasciatore Cantini dal Cairo. Lui era stato negli ultimi 6 mesi al Cairo per quanto riguarda la questione dell'assassinio di Giulio Regeni. Infatti era stato dichiarato che Cantini si sarebbe recato in Egitto 6 mesi per scoprire la verità, per farla pagare a chi ha ucciso Giulio Regeni. Ma la verità è che, valutando la situazione e come gli equilibri economici e politici fra Italia e Egitto oggi siano tornati a livelli di splendore antecedenti all'assassinio di Regeni, sembra proprio che questo omicidio non sia mai avvenuto, perché vanno d'amore e d'accordo i due paesi. Il Giampaolo Cantini è tornato, ieri, mercoledì, dopo 6 mesi, e doveva trovare la verità, non ha trovato un bel niente.
ci sono poche notizie. Si sa che dietro l'assassinio sono coinvolte delle persone dei servizi segreti, funzionari di pubblica sicurezza di cui si sanno i nomi, eppure l'Egitto non ha mai fatto niente per punire, arrestare. E ricordando gli interessi economici che ha il governo italiano, soprattutto l'ENI in Egitto, che diciamo che gli amministratori dell'ENI sono anche i primi promotori di questo rapporto politico fra i due paesi disteso, visto interessi economici, perché ricordiamo che ci sono investimenti per 14 miliardi di dollari in Egitto da parte dell'ENI. Quindi si sono incontrati, c'è stato questo incontro con Al-Sisi, con Claudio Descalzi dell'ENI e appunto l'ambasciatore Cantini. D'amore, d'accordo, sorrisi, sono andati insieme a cena, hanno fatto questo evento proprio per ricucire questi rapporti. Quindi i rapporti sicuramente sono stati ricuciti. La verità per quanto riguarda l'omicidio di Regeni ancora rimane un caso, un mistero, non si sa niente, e l'Italia se n'è proprio lavata le mani, nonostante tutte le promesse fatte dai politici, fatte dal governo, fatte dai diplomatici: ci scopriremo la libertà, no, l'Egitto non la può passare liscia, eppure l'ha fatto. Mandiamo un po' di musica e poi ci risentiamo qui per parlare di economia e di elezioni italiane, perché sembra proprio che i mercati siano rimasti totalmente indifferenti alle elezioni italiane. A fra poco. Sì, 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 now baby. Oh, my mind on play now baby. Sì, 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 now baby. So let's go on the train now baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Oh,
Bentornati qui con il giro del mondo in 60 minuti. Dopo aver parlato di Egitto, Trump, Russia, Germania e tanti altri argomenti che poi potrete ascoltare con il podcast, scusate, anche il bello della diretta è questo, di starnutire. Parliamo di elezioni 2018, non facciamo politica, non parliamo e commentiamo i risultati, la situazione di stabilità fino a che non si formerà un governo, se si stabilirà. Quello di cui voglio parlare sono i mercati internazionali. Infatti molti pensavano con le elezioni, il governo in stabilità, i mercati ce la faranno pagare. La verità è che, cari ascoltatori, è un totale calma piatta. Così hanno reagito i mercati alle elezioni italiane. E se la cosa vi sorprende, non è che siete gli unici, quindi non preoccupatevi. Infatti è tutto partito con, a fine febbraio, la turbolenta seduta di borsa in cui Juncker aveva messo improvvisamente, aveva detto la sua sul rischio di stabilità dell'Italia e che avrebbe portato veramente all'apocalisse, con scenari che avrebbero terrorizzato anche i più inguaribili ottimisti. In realtà è che non è la prima instabilità politica che vediamo in Europa, e quindi i governi si sono di squadra, i mercati sono un po' abituati alla cosa. E basta vedere quello che è successo con la Brexit. Infatti i mercati avevano dimostrato di dare un peso sempre meno agli scossoni politici, perché ormai si sono abituati, o forse perché ne succedono così tante, gli scossoni sono così, ne sono troppi, che i mercati hanno preferito preoccuparsi di variabili economiche molto più importanti rispetto alle variabili politiche, visto la loro instabilità, come per esempio il rallentamento meno degli acquisti dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, se proprio vogliamo fare un esempio. E abbiamo visto, ci sono state le elezioni francesi, quelle tedesche, la crisi catalana e lo stesso mercato italiano, proprio l'interno, aveva reagito con un lieve calo all'annuncio dei risultati del 4 marzo, che poi erano subito tornati positivi. Quindi mercati internazionali, europei, ma anche lo stesso mercato italiano hanno dimostrato di essere abbastanza indifferenti a quello che succede a livello politico nel paese. Quindi basta vedere che il venerdì precedente alle elezioni, con tutti i sondaggi negativi che rimbalzavano su tutte le trade room d'Europa, risultava invece il rialzo del 3,65% rispetto a questo inizio anno rispetto a quello dell'anno scorso. Quindi, nonostante l'ipotesi di instabilità governativa politica in Europa, scusate, in Italia, i mercati tutto sommato andavano per la sua strada. Quindi tutto molto bene, insomma, se i mercati non ci puniscono per la nostra instabilità. Ma c'è un motivo e ve lo voglio spiegare. Infatti il QE della Banca Centrale Europea sarà confermato anche l'anno prossimo, e anche per l'anno in corso, scusate. E la legge di bilancio 2018 è stata messa in sicurezza, quindi un po' di stabilità e immobilismo, in altre parole, non è che dispiaccia, perché è il miglior antidoto a scossoni e cambiamenti. Quindi tutto a livello economico, a livello di banca centrale, tutto regolare. Quindi sì, vediamo scossoni politici, ma a livello economico le cose rimangono abbastanza immutate, anche perché laddove vediamo realtà come quella del Movimento 5 Stelle o la stessa Lega, che hanno progressivamente attenuato la loro retorica anti-euro, di uscita dall'euro, che sarebbe una cosa tremenda per i mercati, il sentimento dell'opinione pubblica è abbastanza mutato, si è tranquillizzato, anche perché ha vinto Macron le presidenziali francesi ai danni della Le Pen, quindi addio instabilità, perché la Le Pen aveva sicuramente intenzioni molto più serie di quelle dei nostri nostrani politici. E quindi forse per vedere un cambiamento dei mercati dobbiamo vedere quale sarà effettivamente il nuovo governo che si formerà e quale sarà la sua politica economica. Per il momento i mercati restano tranquilli, vanno per la loro strada, indifferenti di quello che succede in Italia a livello politico con la sua instabilità. Certo, se si formasse un governo come quello di 5 Stelle e Lega, e chissà cosa poi verrebbe deciso, tutto potrebbe tornare nuovamente in gioco, ma staremo a vedere.
per il momento, cari ascoltatori, possiamo stare tranquilli. Mandiamo un po' di musica e poi ci risentiamo qui per i saluti finali. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your head. Listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say.
Bentornati cari ascoltatori qui con il Giro del Mondo in 60 minuti. Siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio, di questa 33esima puntata della nostra rubrica su Radio Fermo 1 di Affari Internazionali. Prima di chiudere io voglio ricordarvi due cose. Innanzitutto che ieri a Washington si è tenuta una grandissima marcia con migliaia di persone che sono scese per le strade, per soprattutto tantissimi studenti, per protestare contro le armi in America e per chiedere una migliore legge che controlli e possa regolamentizzare le armi negli Stati Uniti. Quindi un cambiamento portato dagli studenti che lascia presagire cose buone, soprattutto per quanto riguarda il 24 di marzo, quando ci sarà veramente una mega marcia qui a Washington, che vedrà veramente una presa di posizione grande della popolazione rispetto a questo argomento. Intanto la Florida, per esempio, ha cambiato la sua legge in uno stato che era sempre stato favorevole alla National Rifle Association, l'associazione, la lobby delle armi americane, quindi non possiamo che sperare che le cose cambino. Intanto poi ricordiamo la morte ieri, al cavallo fra il martedì e il mercoledì, del fisico britannico Stephen Hawking, che non possiamo che celebrare con questo audio che ora vi facciamo ascoltare, prodotto dall'Università di Cambridge, in inglese purtroppo, ma che onora la sua memoria. Lui che doveva morire 2 anni dopo i 21, dopo che era stata diagnosticata la sua malattia, invece è sopravvissuto per 5 decadi, diventando uno degli scienziati più importanti e più influenti degli ultimi 100 anni, e che hanno cambiato il nostro modo di vedere l'universo. Quindi un saluto a Hawking e che la Terra gli sia lieve, perché lui veramente ha sempre guardato al cielo guardando le stelle, e ora è lì che è andato. Un caro saluto di Jacopo Luzzi e vi saluto con queste parole di Hawking, e alla prossima settimana. Can you hear me? It has been a glorious time to be alive and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph. I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening. Il giro del mondo in 60 minuti. Conduce Jacopo Luzzi.